Dunque, siamo tutti in grande attesa del fatto che l'anno prossimo, molto presumibilmente, avremo la prova di fisica. Io ho una quarta di liceo scientifico in cui faccio fisica e ogni tanto mi dicono: «Prof, siamo troppo allegri, ci parli dell'esame», così pensiamo. Quindi adesso cerchiamo di vedere quello che possiamo dire di come sarà l'esame e poi proverò a dare qualche indicazione su come possiamo fare a preparare gli studenti all'esame, poi dopo di me Serena Gradari parlerà di come valutare il tipo di prova nuovo di cui stiamo parlando, che ha anche un tipo di valutazione diversa. Allora, per parlare di come sarà l'esame, direi che quello che abbiamo a disposizione sono essenzialmente le indicazioni nazionali, le due simulazioni già uscite, e poi ce ne sarà, sapete, una nuova il 4 di maggio, il 2 di maggio, mi sembra, o 4, non mi ricordo più, e anche la griglia di valutazione uscita dal convegno di Rovereto, che specificando cosa si va a valutare, dà anche indicazioni su come potrà essere l'esame stesso. Molti di voi conosceranno già i problemi delle due simulazioni, però li ripercorriamo un attimo senza entrare nel dettaglio, ma giusto per cogliere alcuni aspetti che possono dare indicazioni interessanti. Allora, per chi non lo ricorda in dettaglio, il primo problema propone un'idea geniale, così viene chiamata, di un ragazzo che dice: «Ma se noi attacchiamo una barra a una molla e poi tiriamo la barra e la lasciamo andare, questa oscilla, vabbè, ci sarà qualche attrito, ma se riusciamo a ridurre questi attriti e inseriamo un campo magnetico, che qui è indicato dai puntini neri, perpendicolare al piano in cui si muove la barra, possiamo creare una differenza di potenziale indotta tra i punti A e B, ecco qua, e che potrebbe essere sfruttata per fare del lavoro e se riusciamo a ridurre gli attriti della molla, questo può andare avanti all'infinito». Dal testo sembra che questo ragazzo abbia le idee geniali, però ha bisogno dell'aiuto di qualcuno per formalizzarlo un pochettino, quindi chiede di spiegare qual è, allora, nel dettaglio dice, si chiede di dare una descrizione qualitativa del fenomeno fisico che determina la differenza di potenziale tra A e B. Questo richiede diverse competenze, abbastanza diverse secondo me rispetto a quello a cui siamo stati abituati gli anni scorsi con, diciamo, i problemi standard che usiamo in tutti i libri di testo. È necessario, beh, intanto immaginarsi come fare le misure e come va sfruttata l'energia, quindi qui abbiamo disegnato una resistenza in cui può venire dissipata l'energia prodotta, e un voltmetro che andrebbe a misurare la differenza di potenziale anche istantanea, direi. Ecco, il testo chiede di preparare una descrizione qualitativa e quantitativa del fenomeno fisico. Questo cosa richiede? Richiede di fare un modello del sistema in varie fasi. Primo, ricordare il modello massa-molla, cioè come oscilla, con che frequenza una massa attaccata a una molla. In particolare viene chiesto quale deve essere la costante elastica della molla in modo che la frequenza della tensione prodotta sia di 50 Hz, cioè quella della rete domestica. Quindi qui bisogna rifarsi al modello massa-molla e collegarlo per riuscire ad avere la tensione indotta al modello di Faraday-Neumann-Lenz. Lo chiamo modello nello spirito che si diceva prima, normalmente viene chiamata la formula di Faraday-Neumann-Lenz, però in questo caso il fatto che possa venire applicata alla situazione è perché, diciamo, quello è un buon modello di quello che sta succedendo. Questo risponde più o meno alla domanda di dare una descrizione qualitativa, però il testo prosegue e dice: «Tu però non sei convinto che la cosa funzioni così bene e possa andare avanti all'infinito. Spiega perché, per capire meglio, cerchi di ottenere energia, quindi di inserire e misurare quello che si ottiene. Spiega che grafico terresti della tensione in funzione del tempo
e che tipo di moto ha effettivamente la barretta e perché. E quindi il modello che viene richiesto è quello di un oscillatore smorzato, anche a prescindere da eventuali attriti meccanici. E l'ultima domanda è: come spiegheresti a Luigi cosa avviene dal punto di vista energetico? Quindi vedere la forza magnetica resistente che si ottiene, quindi interpretare il moto in base alla legge di Lenz e al fatto che non si può che l'energia che viene dissipata nella resistenza viene fatta a spese dell'energia meccanica della molla. Quindi questi quattro modelli, sistema massa molla di Faraday-Norman-Lenz, oscillatore smorzato e conservazione dell'energia, che diciamo forse il grande modello con cui si elabora durante normalmente la terza, almeno per come siamo abituati noi, vanno messi insieme per interpretare questo fenomeno. Questo tipo di problema ha ricevuto diversi nomi negli ultimi anni, da problema esperto a prova autentica. L'idea fondamentale sarebbe di mettere i ragazzi nei panni di una persona che fa per lavoro, oppure nella vita concreta, comunque si trova davanti a un problema e deve applicare quello che ha imparato in fisica, in questo caso, per venirne fuori, per riuscire a capire cosa sta succedendo, eccetera. Mentre riflettevo su questo problema qua, mi è venuta in mente una mia esperienza di 7-8 anni fa, che è vicinissima a questo, tanto per magari dare ai ragazzi l'idea che non sono cose così campate in aria. Un mio amico che lavora completamente fuori dalla scuola mi ha chiamato e mi ha chiesto una consulenza, perché lui ha una ditta, aveva dei soldi da investire e c'era un tizio che proponeva un motore magnetico che uno faceva partire e poi andava avanti per sempre. E allora il problema che si pone è esattamente quello di questo qua. Io confesso che allora ero più giovane, più inesperto, ero terrorizzato a fare questa consulenza, perché dicevo: se poi gli dico che non funziona e poi lui vede che un suo concorrente lo fa e ci fa i soldi, oppure se io dico che funziona e ci rimette tutti i soldi. Poi quando ho parlato col tizio che aveva la proposta, vi giuro, non era più credibile questa prova di maturità di quel tizio là. Quindi, però questi sono problemi che i ragazzi si trovano ad affrontare, anche solo quando devono, hanno un problema di decidere politicamente se riprendere le centrali nucleari o no. Quindi sono tipi di ragionamenti che devono abituarsi a fare. Passiamo alla seconda simulazione, di cui analizzeremo solo il primo problema, che è quello che ha creato poi in realtà più difficoltà. È stato fatto da pochissimi ragazzi, perché era effettivamente di una tipologia a cui assolutamente non sono abituati. Si riproponeva un articolo di Thompson del 1913 in cui era descritto questo apparato. Allora, quello che vedete a sinistra è una camera vuota in cui vengono generati degli ioni. Si vede questo pallino rosso che è uno degli ioni. Gli ioni passano attraverso quello stretto canale, provo a indicarlo qua, e arrivano in questa zona gialla. In questa zona gialla sono presenti due campi, un campo elettrico e un campo magnetico paralleli, in verde indicato il campo magnetico, in arancione il campo elettrico. Quando una particella attraversa quella zona di campo viene accelerata verso il basso, diciamo che sia positiva, verso il basso a causa del campo magnetico e trasversalmente a causa del campo elettrico. Adesso questo era rappresentato in tre dimensioni, spero che si riesca a capire. La particella arriva lungo l'asse X. In questa prima zona lunga L agiscono i due campi, per cui c'è una deflessione verticale, quindi lungo questo piano, dovuta al campo elettrico, orizzontale dovuta al campo magnetico, perché la forza è perpendicolare alla velocità. E quindi, a seconda della diversa velocità iniziale che hanno le particelle, si dispongono lungo una parabola su uno schermo finale qua. Viene chiesto agli studenti vengono abbastanza guidati nel costruire un modello matematico di questo esperimento,
perché prima gli si chiede di dimostrare che lo spostamento lungo X dovuto al campo magnetico ha una certa espressione, poi che lo spostamento lungo Z dovuto al campo, dunque ho detto, lo spostamento lungo Y dovuto al campo elettrico ha una certa espressione, che lo spostamento lungo Z dovuto al campo magnetico ha un'altra espressione. Dopodiché si chiede di mettere insieme queste due cose e dimostrare che le particelle con uno stesso campo elettrico, con uno stesso campo magnetico, ma con diversa velocità iniziale, si dispongono su una certa parabola a parità di massa e di carica. È sicuramente un esercizio molto impegnativo. Adesso proverò a darlo ai miei studenti quando arriviamo a questo punto. Rientra però in quello che è previsto, cioè analisi di dati sperimentali, quindi qui si chiede di rendere ragione di un risultato sperimentale mettendo insieme i modelli che comunque dovrebbero avere assimilato. Non è facile metterli insieme uno dopo l'altro perché non è questione di una singola cosettina, però questo dà un po' l'idea di quale dovrebbe essere, diciamo, l'obiettivo. Adesso ho avuto anche una discussione online con il creatore del problema, che a me è piaciuto molto come problema. Penso che sarebbe un po' troppo per l'esame, però da addestramento è sicuramente un bel problema, e lui lo proponeva più che altro come un obiettivo a lungo termine più che un esempio immediato da esame. Vi riassumo per concludere questa parte quali sono le indicazioni della griglia di valutazione, che ci danno, direi, idee abbastanza chiare su cosa aspettarsi. Primo, esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi, che vuol dire, insomma, descriverlo a parole, con esempi, con formule. Formalizzare situazioni problematiche, questa è la richiesta più standard a cui eravamo abituati, sono sostanzialmente i problemi di fine capitolo che facciamo da chi da un anno, chi da 20, chi da 30. Interpretare e elaborare dati proposti anche di natura sperimentale verificando la pertinenza al modello. Questo è un punto credo molto importante, perché ci sono diversi problemi che ve ne farò vedere dopo un paio, in cui si chiede di verificare che un certo modello funzioni o non funzioni. In realtà il primo problema che abbiamo discusso era di questo tipo e forniva inizialmente un modello sbagliato, bisognava far vedere perché era sbagliato, cioè perché non funzionava, perché non descriveva fino in fondo quello che si voleva. Quindi non è sempre detto che bisogna spiegare qual è il modello giusto, a volte viene dato un modello e si dice perché questo non funziona. Lo vediamo tra un attimo qualche esempio. E infine descrivere il processo risolutivo adottato, cioè spiegare cosa si fa e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con il problema proposto. Quindi anche quando si arriva a un risultato in fondo, spiegare perché funziona. Come possiamo preparare gli studenti a tutto questo? Allora, esistono ormai diciamo, i testi che sono arrivati negli ultimi due anni hanno quasi tutti degli esempi di problemi di questo tipo. Ne vediamo alcuni osservando su che cosa si può insistere. Questo problema, qui non c'è il testo, ve lo dico io a voce, c'è un generatore di corrente alternata, questo qua, in un circuito è inserita un elemento circuitale incognito, potrebbe essere una capacità, un'induttanza, una resistenza, e misurando la corrente a diverse frequenze si chiede di stabilire di che elemento si tratta, e la tabella fornisce la corrente a diverse frequenze. Quindi vedete nell'elemento 2, partiamo da quello più facile, la corrente costante, quindi uno può ipotizzare che sia una resistenza, in uno cresce, nell'altro cala, quindi sono un'induttanza, una capacità. Quindi vedete, questo l'abbiamo legato a esaminare la situazione fisica formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi, che vuol dire anche imparare a leggere le formule. Io mi arrabbio con gli studenti, ma è una guerra persa, quando vedo che hanno un atteggiamento del tipo: dunque, nel problema ci sono tre dati, qual è una formula che conosco con tre variabili che posso mettere insieme e trovare il risultato? Invece io delle volte scrivo una formula alla lavagna e dico: ah, adesso ragazzi contempliamo questa formula, oppure proviamo a farne dei grafici, faccio finta di conoscere questo,
come esprimerei quello per entrare nel merito di questo problema? Loro imparano che l'impedenza capacitiva è 1 su omega c, che quella induttiva è omega l. Per loro sono due formule. Invece vedere, quindi, una vuol dire che l'impedenza cresce con omega, una che cala con omega. Anche cose molto semplici, tipo è a denominatore o a numeratore, per noi sono ovvie, per loro assolutamente no. E quindi però insegnare a leggere queste cose e interpretare questo tipo di problemi credo che sia utile. Questo è un secondo problema invece come esempio di problema standard. Qui c'è un neutrone, questo N, e un muone che hanno delle velocità. Allora, il sistema di riferimento blu è quello del laboratorio, quindi hanno le due velocità blu sono rispetto al laboratorio, però invece quella che è nota è la velocità del muone rispetto al neutrone, si chiede di trovare quella del muone rispetto al laboratorio. È un'applicazione diretta della formula di composizione delle velocità, però anche questo rientra nelle competenze richieste, quindi non è che sparisce tutto, rientra come... può rientrare come una delle domande del problema d'esame o anche come quesiti. Almeno a un incontro con l'ispettore ministeriale diceva che i quesiti, non è la sua idea, sarebbero dei quesiti su un tema circoscritto con approccio quantitativo, in cui è richiesto dimostrare l'uso di conoscenze e semplici abilità. E quindi lui diceva, di fatto, i problemi standard a cui siete abituati. Quindi quelli non spariscono, ma potrebbero essere o una domanda del problema o... i quesiti. Questo problema riguarda è quello che si chiamano le sonde di von Neumann, è l'idea di costruire una sonda per esplorare lo spazio fino a distanze grandi che raccoglie elementi dallo spazio e con questi elementi costruisce una sonda uguale a se stessa e poi la spedisce più lontano e si chiede di il testo è qua. La velocità con cui la nuova sonda è sparata, diciamo, è sempre la stessa rispetto alla vecchia sonda e quindi uno potrebbe avere 100-200 sonde che ciascuna che ha velocità un centesimo di c rispetto alla precedente e quindi dice la velocità della sonda 100 dovrebbe essere pari a c. Perché non accade così? Ecco, anche in questo caso è la competenza a cui mi riferivo prima, sapere giustificare perché un certo modello qui non funziona, quindi spiegare perché un modello, e poi chiede invece di fare il calcolo giusto, quindi perché un certo modello non funziona, perché un certo modello funziona. Allora, qui questo ultimo problema va spiegato un po' al di là della figura che avete qui, avete presente quel mulinello messo su una punta, se voi lo caricate il mulinello comincia a girare perché... non dovrei dirlo, ma perché emette elettroni dalle punte. Non dovrei dirlo perché invece qui si dice un ragazzo ha visto il mulinello e ha pensato se il mulinello si carica positivamente evidentemente attira elettroni dall'aria, questi elettroni sbattono contro il mulinello e gli danno la spinta. E il testo dice, spiega perché questo modello non può funzionare, quindi è questione di rifarsi agli urti, vedere che si conserva la quantità di moto, quindi in quel caso si avrebbe qualche piccola oscillazione, ma la punta rimarrebbe ferma. E non chiede altro l'esercizio, cioè fa 5 domande, ma tutte sul perché questo modello non funziona. Quindi, ripeto, è questione non solo di sapere applicare il modello giusto, ma di saper discutere perché un modello è adatto o no. Quindi... qui si voleva fare un confronto fra la prima simulazione e un esercizietto standard. Come si arriva a addestrare i ragazzi a risolvere problemi di quel tipo? Io credo che non possano essere buttati in mare dicendo nuota, nel senso che ci ho provato in questi anni, dargli subito dei problemi complessi si perdono subito. Credo che la cosa debba essere fatta gradualmente. Io personalmente lavoro, quando lavoro su un capitolo, tanto per un'unità, prima con gli esercizi standard, ma associo a questi gli esercizietti che trovate su tanti testi in cui si chiede di descrivere, di spiegare cosa succede se.
che ho confesso, ho snobbato per tanti anni dicendo vabbè, ma se uno legge la teoria questi qui si rispondono in un minuto. Ho cominciato a farli e ho detto cavolo, qui bisogna farne. Perché non riescono a descrivere una situazione neanche in 10 parole senza perdere, quindi bisogna allenarsi e secondo me questo tipo di problemini a cui si risponde in 2 frasi, in 3 frasi, e messi insieme agli esercizi tradizionali permettono poi alla fine di arrivare al problema esperto un pochino più ferrati. Ne leggo un paio giusto per capire di cosa sto parlando. Il primo: il rapporto fra correnti e forze elettromotrici, I2 su I1 uguale F1 su F2 di un trasformatore, pensato sul rendimento ideale. Se un trasformatore reale ha un rendimento dell'80%, come si modifica la relazione? Allora, questo richiede una cosa che per loro è un tabù: modificare una formula. Però le formule vanno imparate, scritte sotto le maniche o dove si può, però sono intoccabili. Invece, se uno capisce come funziona, capisce anche come si... Perché questo cos'è? È il raffinamento di un modello, no? È partire con un modello ideale e aggiungerci un elemento che lo raffina, lo rende più adatto a descrivere una cosa reale. Quindi anche andare a modificare una formula in modo che tenga conto di una cosa vuol dire capirla bene, non è... Adesso qui appunto l'aggiunta, quando uno la vede dice beh, è ovvio, però riuscire a farla secondo me è indice di una competenza notevole. Oppure la seconda: suppone di far ruotare una banda magnetizzata attorno a un asse perpendicolare passante per il suo centro, insomma come la pala di un elicottero, no? Questo movimento può generare un campo elettrico indotto? Anche qui sì e perché no, perché fare discutere su queste cose, oppure perché perché i visori infrarossi permettono di vedere al buio? Loro vedono continuamente immagini infrarossi, però cosa vuol dire? Come faccio io a vedere? Perché alla fine non è che gli infrarossi mi vanno nell'occhio, no? Quindi come funziona? È un ragionamento a cui possono arrivare, però fare questi passaggi su esercizi prima semplici, prima di mettere tutto insieme nei problemi, diciamo, da fine capitolo, che allenano ai problemi esperti tipo esame. Buonasera, io vi racconterò un po' come abbiamo lavorato e come stiamo lavorando in redazione per aiutare a gestire tutta questa marea di informazioni che stanno arrivando. Prima di passare alla fase di valutazione vi faccio vedere questa sezione del libro, in questo caso particolare della Maldi, l'ultima edizione, perché già nella parte di teoria, prima ancora di arrivare agli esercizi, abbiamo cercato di pensare a un modo per abituare gli studenti a schematizzare, a imparare un metodo che alla fine, anche per quelli che poi all'università non andranno a fare materie scientifiche, rimane un punto fondamentale, cioè imparare a fare ordine mentale quando ci si trova davanti a una situazione. Per questo motivo, praticamente alla fine di ogni paragrafo di teoria, proponiamo un problema modello, in cui viene dato il solito testo con le domande e viene presentata poi una risoluzione per passi, per schemi. Innanzitutto, raccogliere quali sono i dati e quali sono le incognite, quindi capire da dove si parte e dove si vuole arrivare. Poi, prima di buttarsi nei calcoli, l'idea, cioè ragionare che cosa mi sta chiedendo il problema e quindi quale sarà la procedura che mi conviene applicare. Poi si passa alla soluzione, che in questo caso abbiamo cercato di spezzare in più punti, sottolineando quindi con delle frasette in corsivo ogni sezione, e il calcolo è poi commentato dal perché viene applicato questo. E infine, in alcuni esercizi c'è anche una sezione per non sbagliare, in cui si fa un po' un riepilogo e si cerca di andare a vedere se ci sono stati dei passaggi che avrebbero potuto trarre in inganno, e in quel caso si vanno a sottolineare. Tutto questo è fatto perché, non tanto perché poi lo studente davanti a un problema si metta a fare tutti questi passaggi, ma perché nell'avere un problema di riferimento sappia che bisogna ragionare in maniera ordinata e fare le cose con ordine. E vedendolo in continuazione nella teoria, questo può aiutare, sia per questo sia poi per avere effettivamente un modello di risoluzione per gli esercizi che vengono proposti. Passiamo quindi alla fase come facciamo a valutare gli studenti. Allora, questa immagino che l'avrete
vista la rubrica di valutazione che è stata proposta al Ministero, in cui, fatto uno zoom, abbiamo quattro indicatori. A ogni indicatore sono associati quattro livelli e ogni livello è rappresentato da un descrittore. Per esempio, il livello 1 è: lo studente esamina la situazione fisica proposta in modo superficiale e o frammentario, formulando ipotesi esplicative non adeguate senza riconoscere modelli o analogie o leggi. Ora, quello che viene chiesto dal Ministero è che i professori comincino a valutare gli studenti seguendo questo schema. Quindi, per ogni problema da esame che viene proposto allo studente, bisogna capire quale evidenza, che è la colonna che al momento è tutta sulla destra vuota, va a indicare, per esempio, l'indicatore esaminare la situazione fisica, e poi capire a che livello viene sviluppato l'esercizio dallo studente. Quando abbiamo visto questo, abbiamo pensato a quale poteva essere un modo per aiutare i professori, quantomeno nel tutta la serie di esercizi che noi chiamiamo verso l'esame, che sono quelli di cui ha appena discusso il professor Bertoni, gli esercizi che proponiamo nei nostri libri. Nel nostro caso, gli esercizi che aveva mostrato il professore erano dell'ultima edizione della Maldi e del Cattel, e quindi ci siamo focalizzati sui libri per l'ultimo anno e abbiamo pensato a una cosa di questo genere, che adesso vi farò vedere anche all'opera. Però l'idea è questa: riprendiamo la tabella ministeriale e innanzitutto andiamo a riempire noi la colonna delle evidenze. Per ognuno degli esercizi che proponiamo nei libri, segniamo direttamente qual è il concetto chiave che bisogna andare a vedere se lo studente ha effettivamente colto oppure no. Dopodiché abbiamo detto, la cosa più bella nel caso in cui un professore abbia una classe di 20 o 30 studenti è rendere il più veloce possibile questo processo di valutazione. Qual è il modo più veloce? Poter semplicemente mettere una spunta vicino al livello raggiunto dallo studente per ognuna delle evidenze, in modo da dare in automatico un voto, che ovviamente può essere cambiato a mano dal professore nel caso lo ritenga, e ottenere immediatamente un voto. Su questa base abbiamo quindi deciso di creare delle rubriche Excel, che adesso vi farò vedere in un caso particolare. Parto dalla singola scheda di uno studente per poi farvi vedere il generale. Allora, adesso zoomo così si vede meglio. In pratica qui abbiamo rimesso dentro tutte le evidenze e gli indicatori che vi ho mostrato prima. Questa è per esempio la scheda dell'alunno 26, Andrea Zocca, in cui il professore ha già valutato tutta una serie di evidenze. Completiamo insieme l'ultimo per farvi vedere. Metto una X qua, metto una X qua e poi una X qua. In questo modo ottengo direttamente un voto. Io poi valuto che in realtà questo voto non mi va bene del tutto e quindi, cambio in un 9 e viene automaticamente aggiornato anche il risultato. Allora, io qua ho supposto di aver già fatto gli altri 25 studenti, per cui torno all'inizio della mia scheda, dove ho la pagina del registro, zoom un po' indietro così potete vedere, e ho lo schema di tutta la mia classe. Ho l'elenco degli studenti qua, la loro media rappresentata graficamente, ho una serie, ho i voti medi divisi per gli indicatori e poi qua in basso ho anche il voto medio della classe. Queste schede qui in Excel le abbiamo create per tutte le prove dell'ultimo anno della Maldi e del Cattnel e le abbiamo messe a disposizione dei professori nel minisito dei rispettivi libri. Abbiamo pensato anche agli studenti, per cui alla fine, visto che è giusto che anche gli studenti abbiano un'idea di come vengono valutati, alla fine di ognuno di questi verso l'esame abbiamo inserito una tabella come questa, che chiaramente è molto più sintetica, però che dà un'idea di massima allo studente e anche la possibilità, volendo, di mettersi lì e autovalutarsi di su che cosa viene valutato e quale potrebbe essere il suo potenziale
voto. Per cui, e qui riprendo le parole del professor Meligari, di cui oggi facciamo le veci, ci sono un sacco di informazioni, alcune ancora non molto chiare, altre un po' più che cominciano a prendere forma, però alla fine ce la possiamo fare.